Sì. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Quest'oggi partiamo dalla località di Mentier a 1866 metri, siamo in Val Grisanche, per dirigerci verso il Rifugio degli Angeli a quota 2916 metri, che è situato sul ghiacciaio del Morion. Dovrebbe essere una camminata di circa 3 ore, un dislivello di circa un migliaio di metri. Partiamo, ci vediamo dopo. Apri le braccia, Burgio. In compagnia di Andrea Burgio in modalità farfalla. Allora, stiamo facendo un'opera di bene, perché vedete, una persona, due zaini. Tra l'altro il secondo zaino... Però anche tu sei più sì, ma io ho le zucchine, io ho fatto il carico di un paio di chili di zucchine. Melanzani, zucchini, perché dovete sapere che questo rifugio è tutto gestito da dei volontari, quindi il cibo viene portato su a spalla. Siamo proprio capitati nell'istante in cui i volontari del cambio turno nella stessa ora hanno scaricato la macchina con la spesa, hanno visto due baldi giovani, perché c'è anche un altro dietromello. Sì, no, ma se ne hai guardato bene, Andrea Burgio, detto Burgio, ha fatto finta di niente, ha fatto orecchie da mercante. Esatto. E niente, quindi ci siamo guadagnati una bella fetta di torta gratis. Sì. Thank you.
Matteo? Ah, ok. Allora, 1600 metri in discesa, 600 in salita. Ragazzi, è stato spettacolare. Ieri rifugio Angeli, rifugio degli Angeli, 2916 metri. Siamo partiti, ricordo, da Bonn, un paesino dopo Bonn, Menthieu, a 1866 metri di altitudine. Siamo arrivati a 2916, abbiamo dormito. Stamattina sveglia presto, siamo andati a fare la testa del Rutor, ma passando abbiamo deciso di fare una cosa un po' più semplice, cioè non abbiamo fatto la via normale, ma un bel fuori traccia in verticale. Ragazzi, siamo arrivati alla macchina, mai avuto un male del genere alle dita dei piedi. Lui ha una punta del rampone che c'è un rampone messo male dentro nello zaino che gli sta bucando la schiena da quando siamo partiti dal rifugio. Fine da questa vista della diga della Val Grisanche. Vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi sul canale e ci vediamo alla prossima.